Prevedo una diretta Calvario questa sera, non so per quale motivo, ma ho il sentore che non sarà facile portarla a termine. Il Tour de France viene prima di ogni matrimonio, io sempre. Ti sposi? 150 su... già si è bloccato. Chi si... Ho appena detto, sarà un Calvario e infatti, insomma, siamo già ben messi. Allora, Berta entra tra poco intanto, quindi arriva tra qualche minuto. Il Mullà non so se entrerà per dire qualcosa, ma probabilmente ni. Calma, sentite? Adesso sì. Sei fermo nell'immagine, ma ti sentiamo. È una merda la connessione, è una merda. Ragazzi, sarà durissima. Vabbè, intanto cominciamo a dire qualcosa sulla tappa di oggi, che è stata, insomma, una tappa non entusiasmante. A un certo punto pensavo che Thibaut Pinot la portasse a casa, da come era partito a come era lanciato, poi però non ne aveva più sull'ultima salita, è stato rimontato. E Pogacar ha cercato di fare la differenza più che altro per vincere la tappa. Alla fine se ne sono andati lui, Vingegaard e un ottimo Felix Gall. Io penso alla faccia del Berta quando ha visto Gall insieme a Pogacar e Vingegaard, sarà stata una roba entusiasmante soprattutto per lui. E poi sono stati raggiunti dai fratelli Yates, quindi Simon e Adam Yates, che hanno collaborato bene, e poi se la sono giocata loro 5 sul traguardo con la vittoria di Pogacar in volata. E qui, come avete letto anche nella nostra, diciamo, presentazione dell'analisi della serata, c'è stato un momento in cui, insomma, abbiamo pensato che Vingegaard potesse dare la sparata in salita per staccarli tutti. In realtà non è stato così, ha controllato, è stato sornione. La cosa che a me sinceramente ha colpito è come controllava Pogacar in salita, sull'ultima salita, come se si aspettasse un suo attacco. Però, voglio dire, con un vantaggio di 7 minuti e passa in classifica, mi è sembrato un po' troppo controllore in quel caso, nel senso che poteva tranquillamente provare a partire lui secondo noi, anche secondo Fede, insomma, avrebbe fatto la differenza in salita. Non l'ha fatto, ha controllato, è stato molto a ruota, infatti Gala a un certo punto si è anche arrabbiato perché lui non dava cambi. E poi alla fine in volata Pogacar era il più veloce e ha vinto davanti a Vingegaard. Mandi sì. Il link a Alberta, che chiedeva il link. Sì. Allora, io non ho tanto tempo stasera, però ho visto che sul post che abbiamo fatto di Instagram si è creato, è stato voluto il fatto che noi abbiamo scritto è un regalo di Vingegaard, perché... Polemica. Cosa? Polemica. Sì, polemica, ma allora, forse la gente non ha interpretato, non è tanto il regalo di Vingegaard sulla volata finale, ok? Lì è chiaro che se porti Pogacar a giocarti lo sprint finale 9 volte su 9 vince Pogacar contro Vingegaard, e lì va bene. Il regalo di Vingegaard, secondo me, secondo noi, è stato fatto sulla salita. Non mi ricordo un'accelerata di Vingegaard non per seguire o Gall o Pogacar. Quindi sinceramente penso che Vingegaard oggi abbia voluto non esagerare, ecco. Perché se mi chiedete, Vingegaard aveva le capacità di staccare tutti sulla salita? La risposta è assolutamente sì. Sono quindi assolutamente in disaccordo, subito. Attenzione, attenzione. Ma che tappa ha visto oggi, Berta? Vingegaard oggi era mezzo cotto come sul finale dopo il Col della Loz. E se ci fosse stato un Pogacar in forma e non con quello della cotta, si sarebbe giocato il tour. Wow, ma ti ha visto un'altra tappa. Oggi Vingegaard ha
Allora, io sono un po' complottista, lo sapete. Secondo me Vingegaard non ha voluto accelerare e fare il padrone del tour onde evitare troppi discorsi, troppe dicerie, troppe voci, no? Ha fatto la sua gara, ha controllato, ha, tra virgolette, ha portato Pogacar in carrozza al traguardo e è giusto così, nel senso, il finale ci sta, va bene, eh? Però secondo me Vingegaard oggi ha tirato un po' i freni. Questo è quello. Quindi mi dici che però... l'altro giorno si è fatto staccare in volata da Peyu Bilbao sull'ultimo strappo dell'Altiporto e oggi ha perso la volata anche da Felix Gall solo perché voleva fare dei regali. Non credo proprio, non credo proprio. Ma quell'atteggiamento in salita di Vingegaard che si è girato centinaia di volte per vedere Pogacar, si aspettava il suo scatto, no? Prima del Gran Premio della Montagna. La mia domanda è, con un vantaggio del genere in classifica, cioè, come mai temeva un suo scatto? L'ho visto veramente poco tranquillo. Perché secondo me ci teneva la tappa. Ecco, intanto Fede ci ha già salutato per la 40ª volta. Ci teneva la tappa, dicevi, Berto. Sì. Poi io, magari mi sbaglio, però intanto la lettura sulla maglia Puadel che ho fatto l'altro giorno sì. È stata perfetta. Corretto. Ieri l'hai fatta, no? Ieri, ma sì, ma io già non mi ricordo più, ormai sono completamente fuso. Oggi ho fatto 123 chilometri, non so più neanche come mi chiamo. Però Vingegaard, 9 anzi, forse 10 volte su 10 in una volata con Pogacar perde. Quindi perché non ha provato a staccarlo? Perché effettivamente quello che dici tu a quel punto lì può avere senso, cioè per il fatto che non ne avesse per fare la differenza, anche se poi secondo me ne aveva. Sì, no, aspetta, il non ne aveva che dico io è relativo al Vingegaard che abbiamo visto traspaziale nel cronometro, non è sì. Un non ne aveva in generale come diciamo per i bolliti, cioè, è relativo a quello che ha combinato quando è in formissima, però staccarsi da Peyu Bilbao che era in fuga all'Altiporto e sì, ha fatto un bello scatto sul Col della Loge, ha guadagnato i primi 2 chilometri, poi non ha più guadagnato niente, lascia stare la moto, ok, va bene, però da lì in poi sul Col della Loz e sulla salita successiva era molto meno brillante e oggi uno che perde la volata da Felix Gall piantandosi negli ultimi 100 metri proprio si era completamente piantato, secondo me non era brillantissimo come nelle migliori occasioni. Ma Berta, rispondimi alla domanda, dai, che non ho sentito niente, cioè rispondi alla mia provocazione che non ho sentito nulla. No, ho detto che secondo me il non ne aveva è relativo alle prestazioni di Vingegaard che siamo abituati a vedere in salita, non in generale. Ma perché e dici questo? Scusami, a me non mi è mai sembrato ci avesse una faccia brutta oggi. No, ma cosa c'entra la faccia se non le contano le gambe? Uno che, cioè, allora, sul Col della Rosa è partito fortissimo. Un chilometro ha guadagnato 30-40 secondi e poi non ha più guadagnato. Discesa. Salita dell'Altiporto si è fatto staccare da Peyu Bilbao che era in fuga tutto il giorno. Il Col della Loge, che ambizione aveva? Oggi non ha mai tirato un metro senza motivo e negli ultimi 100 metri era completamente bollito e si è fatto staccare anche da Gall. Io l'ho vista così. Per me, detto, dai, ma che come che tappa vista? Fatelo rivedere il traguardo dell'arrivo. Scusami, io dico cose oggettive. No. Ti spiego che ha fatto gli ultimi 100 metri, hai due all'ora, l'hanno visto tutti. Sei completamente fermato. Come no? No. Parlate sei alla volta che non si capisce. Allora, rimettiamo l'arrivo. Allora, l'ABC del ciclismo. Su 100 volate, 99,9 le vince Pogacar. Vingegaard. Ok, siamo arrivati all'arrivo, poi interroghiamoci sul perché non ha attaccato, non ha voluto attaccare, si è accontentato di vincere tour così, va benissimo, ci sta, l'ha portato sull'arrivo, ha detto me la voglio giocare in volata, dai, perché se Vingegaard vinceva in volata non c'erano le maldicenze, Vingegaard ha staccato tutti anche oggi, questo 7,7 watt per chilo, Ercane di Lenin,
se l'è giocata in volata, se gli andava bene bene. Cosa ha fatto Vingegaard? L'unico modo per battere Pogacar è partire lungo, anticiparlo, dargli 4 metri e magari beccare un Pogacar che gli manca un po' la gamba nello spunto veloce. Pogacar oggi ha fatto il Pogacar, cioè che in volata comunque è forte e Vingegaard in volata non è Pogacar, arriva secondo. Al momento che ha visto che non riprendeva Pogacar, ha smesso di pedalare, ma che cazzo ci incastra Gall? Ha smesso di pedalare perché ha visto che non vinceva la tappa e quindi ha mollato, ha fatto no con la testa e si è fermato, non si è piantato. Sì, ma no, perché non ne aveva più. Ma arrivava secondo, tranquillamente arrivava. Allora perché non è arrivato secondo? Ma che cazzo ne frega ad arrivare secondo o terzo? Perché si è fermato. Dai, Berton, si è piantato. Anche l'altro giorno ha vinto il Tour, ma che senso ha che... Per l'amor del cielo, io sono d'accordo con te che al Col de la Loz è partito, però quando ti va a mancare la motivazione, cioè Pogacar a 27 minuti, a 7 minuti, perché lui si doveva spremere, arrivare a cotto per cercare di riprendere Gall e forse non l'avrebbe comunque preso perché è partito troppo tardi. A un certo punto ha detto, vaffanculo, tiro Remi in barca, faccio la meet up, arrivo con Bilbao e chi c'era con Bilbao, mi ricordo. Dodo. E poi che sull'antiporto si sia un po' piantecchiato, ok? Che la motivazione di Vingegaard per arrivare davanti a Bilbao erano zero, perché che cazzo gliene frega arrivare davanti a Bilbao? Ha già vinto il Tour. Cosa gliene frega arrivare secondo? Non ho detto che vai due all'ora Vingegaard. Ho detto che nel finale di tappa era molto meno brillante di molte altre volte. Giuseppe, io ti do una motivazione, poi vedila come ti pare. Poi si fa complimenti a Ciccone, basta questa cosa. Però io ti do la motivazione. Se Vingegaard oggi scattava e dava un minuto e mezzo a tutti, cosa si leggeva sui giornali domani? Perché nella cronometro non si è detto le stesse cose. Che cavolo gliene frega? Infatti ne ha fatta una e basta. L'anno scorso non è vero, perché l'anno scorso ha fatto il Granon e poi ha fatto anche Utakam, quindi non sta in piedi da questa cosa qui. Sull'Utakam aveva necessità di comunque provare che era il più forte. Era 3 minuti. Alla 3 minuti alla fine del Tour. E Pogacar era a 2 minuti scarsi prima dell'Utakam, se non vado errato. Quindi, comunque, se Pogacar lo attaccava e si staccava, Pogacar rischiava anche di vincere il Tour. Quindi lì, in quel caso lì, doveva provare che lui era il più forte. E lì va bene. Oggi, con 7 minuti e mezzo di vantaggio su Pogacar, se vinceva e faceva l'Armstrong della situazione, per capirsi, così citiamo gente scomoda, sui giornali domani, tanti giornalisti, come hanno già scritto dopo la cronometro, 7,6 watt per chilo, avrebbero scritto questo Vingegaard dominatore, non si accontenta mai, questi vantaggi, allusioni, e lui ha evitato, è stato lì buono, ha fatto vincere, Pogacar ha fatto vincere per modo di dire, è stato lì a ruota e basta, semplice. Ma scusami, è uguale alla tappa dello Juplan. Chi ne aveva di più sullo Juplan? Si è visto 2 giorni dopo chi ne aveva di più sullo Juplan. Vingegaard. Io non sono né Pogacar fanboy né Vingegaard fanboy, però penso di saper leggere le tappe. E oggi la tappa penso che sia questa. Credo, al 90%. Io invece credo che non sia così. Abbia vinto meritatamente. Polemica. Ma che non ha... Ah, no, fermo. Io non ho detto che Pogacar non ha vinto meritatamente. L'hanno portato lì. Hai detto che gli ha fatto un regalo. Cioè, non è partito sulla salita perché... Ma perché non attacchi sulla salita? Perché non si vede che non ne aveva? Perché ma si è girato 800 volte? Ma che non ne aveva? Dai, l'altro giorno... è più forte... L'ha staccati tutti, Vinga. È 4 tappe, stacca tutti. A cronometro ha dato 10 minuti a tutti fra poco. Sul Col de la Loz ha appena aperto il gas e gli altri l'hanno raccattato il cucchiaino e oggi non aveva, cioè non riusciva ad andare più forte di Gall, mi vuoi dire? Dai, Berta, dai, diciamo cazzate, su. Dobbiamo dire la verità, cioè la gente deve capire com'è. Però scusami, tu hai il tuo pensiero, io so il mio, che non è la verità, non la sa nessuno. Cioè secondo te Vingegaard non abbia parlato con Vingegaard. Vingegaard non staccava Gall oggi. Oggi si vede che non lo staccava. Dai. ridi. Dai. Questo è fantacycling, fantaciclismo, però quelle 600 è fantaciclismo. Perché Vingegaard... Cioè, te mi confermi che Vingegaard più di quel ritmo di Gall non riusciva ad andare su quella salita? Si vede che non ci riusciva ad andare, perché sennò sarebbe girato...
si vede che non voleva accelerare. Per cosa? Per cosa? Per poi non farsi dire dai giornalisti che si dobba. Tanto i giornalisti lo dicono lo stesso, a fine tour lo dicono. Ma lo diranno meno. E questo è il male del ciclismo. Cosa ha scritto la... male. Cosa ha scritto? No, ma io guarda, io non mica penso che vinca. Non tu, no, in questo caso non ce l'ho con te. No, io non penso questo, però giustamente, cosa abbiamo visto nei giornali i giorni a seguire la prestazione della Crono e poi sul Col della Loz, no? Tutti a criticare Vingegaard e tutti dispiaciuti. E poi l'abbiamo visto in Italia, che in Italia il ciclismo non conta niente. Anche l'equipe, ha scritto quanto, tra virgolette, vogliono più bene a Pogacar di Vingegaard, no? Anche l'equipe sotto certi aspetti l'ha scritto, no? E quindi Vingegaard è stato un signore dal mio punto di vista, perché ha dato alla gente quel che voleva vedere. Cioè una battaglia armi pari e poi se la sono giocata allo sprint, chiaramente Pogacar lì vince perché è più forte. Dal mio punto di vista è stato un signore e domani fidati che nessuno aprirà bocca e scriverà su... E non è giusto, questo è ipocrisia allo stato puro. Questa è ipocrisia allo stato puro, perché se pensi che gliel'abbia, tra virgolette, regalata perché non è scattato, allora a quel punto lì lo dovresti scrivere, non stare zitto. Allora, Nicolò, Vingegaard non ha... Come lo stai dicendo tu? Italiani. Vingegaard non ha pure giornalisti italiani. Ma voi vi ricordate a Froome il pubblico e la stampa quanto lo criticava quando partiva alle frullate e staccava tutti? Ve lo ricordate? Perché, ragazzi, se no a me sembra essere scemo. Ma purtroppo, magari tanti stanno guardando il ciclismo grazie a Fantasy o non hanno una memoria enorme in ambito ciclistico, come magari vengono da altri sport, e va bene. Ma andate a vedere cosa succedeva con Froome, che stravinceva i Tour de France per qualche anno. E la stampa lo criticava, la gente gli tirava il piscio addosso in salita. Quindi se te ti vai a costruire un personaggio, tra virgolette, scomodo e antipatico... Sì, alla quello gente che bisogna combattere, no, no, non solo perché succede così, allora... Vabbè, dai, regaliamo la vittoria a Pogacar. Ma non ha regalato la vittoria, il regalo è un sì, qualcosa è sempre che abbiamo scritto per capito quello per che vuoi suscitare dire. Commenti dei Pogacar fanboy, no? Però no, capito, non è, cioè, sempre tra virgolette, nel senso non è scattato per non fargli il dominatore. Cioè, guarda, ho visto questo commento, mi viene in mente un'altra cosa. Vi ricordate prima di Madonna di Campiglio cosa si diceva di Pantani? Che aveva vinto 4 tappe e che tutti gli altri ciclisti iniziavano a parlarne male. Io me lo ricordo, lui. Purtroppo, sì. Ecco, allora, Vingegaard ha fatto bene, perché la storia del ciclismo insegna che volere troppo non va bene. Oh, è così. Volere troppo non va. Ha vinto una tappa, l'ha dominata la crono, ha dato prova di essere più forte in salita sul Col della Loz e su anche sul Lujuplan, dal mio punto di vista. Ha vinto il Tour in carrozza perché c'ha 7 minuti e mezzo sul secondo. Oggi lui non ha attaccato, non perché non ne aveva, ma perché è stato meglio così. Un signore. Bravo. Questo è contro lo sport. Questa è una cosa contro lo sport. E non me ne frega niente se i giornalisti, vai a favore dei giornalisti, ma questa è una cosa contro lo sport. Quando uno è il più forte deve vincere, punto, nello sport. No. Metro. Io la penso così. Oggi non è successo questo. E molto spesso non succede, quindi nel ciclismo... Io continuo a pensare così, poi ognuno la può pensare come vuole, però ci mancherebbe... Scusami, alla Ciccone non doveva vincere la maglia Poa, perché il più forte in salita è Vingegaard. Infatti per me, Vingegaard che non fa la volata, o, come ti avevo detto ieri, Gall che non gliene fregava un cazzo della maglia Poa, e su questo mi sono sentito dire praticamente le stesse cose che avete detto su Winger, no, Gall, appunto la maglia. Questo lo metto per par condicio, frega. No, ma non mi interessa. Pubblico è diviso, quello che penso. Infatti chiedono sondaggio. No, ma non, cioè, va bene così, cioè, per me può avere anche ragione Fede, ma io lo penso così e dico così. Cioè, non potevo lasciare la live, bravo Winger, bravo Pogacar, però... cioè, no, bisogna fare un po' di polemica. Però è brutto, ti dico cioè... una cosa, sì. L'Age d'Auxerre a inizio GPM, il primo GPM, ha messo gente davanti. Io ti dico come secondo me avevano impostato la cosa, vedendo Gall poi cosa ha fatto alla fine. Loro volevano vedere innanzitutto Ciccone che gamba aveva. Mandavano Cosnefroa o Parepento, chi cazzo erano, lì davanti per rubargli dei punticini. Che cazzo ruba i punti Cosnefroa, che non va. Ho capito, ma hanno fatto... Allora, metti caso che Ciccone aveva la giornata no. Cosa succedeva? Che già magari era a metà gruppo, la Gedoser tirava davanti, hanno provato a portare via 2 o 3 volte la fuga con Confroa anche.
se puta caso partiva una fughettina di 4-5 scappate di casa e li portavano via i punti sui primi 1-2 GPM, a quel punto lì Gall vinceva la maglia. Capito? Comunque, secondo me la tattica era quella. Poi hanno visto che Ciccone aveva la gamba e ciao. Che Gall puntasse alla classifica e non al Manepo, almeno questo credo che sia cioè è una cosa obiettiva, non soggettiva. Assolutamente, però poi sarà bello vedere. Chiediamo scusa, almeno io chiedo scusa ai dei giudizi che abbiamo dato di Schielmose, che ragazzi, oggi Schielmose e Pedersen sono stati fondamentali. Schielmose non solo oggi, Pedersen non solo oggi, ma se Ciccone ha vinto la maglia può, è molto merito anche di Schielmose e Pedersen, perché Ciccone da solo avrebbe fatto molta più fatica. Guarda, Schielmose ragazzi, meriterebbe più due solo per il lavoro che ha fatto. Ha fatto oggi, sì. Ragazzi, perché Pogačar sta più simpatico a tutti, al pubblico, alla stampa, a tutti, e per questo. Vingegaard è un carattere più schivo, si è detto più volte. Io sono 50 e 50, io non sono né per uno né per l'altro. Sono in disparte, guardo questa sfida bellissima sportiva, però vedendo ciclismo da tanti anni, io la leggo così la tappa di oggi. E poi la gente scrive facciamo il sondaggio così si vede chi ha ragione. Non è questa perché se c'è su 400 persone, se c'è 300 tifosi di Pogačar, ovviamente diranno che Pogačar ha dominato la tappa e l'ha vinta, perché Pogačar ha più tifosi di Vingegaard, punto. Quindi i sondaggi non si fanno, ognuno ha la sua opinione e la esprime, poi ognuno è libero di formulare il proprio pensiero. Detto questo, secondo me Berta hai ragione, Gall non gli interessava, però inizialmente quelli a Giruser lì davanti volevano vedere come stava Ciccone. Se Ciccone fosse andato un po' in balia, allora Gall avrebbe fatto il pensierino. Vabbè, non l'avrebbe vinto comunque Ciccone se fosse andato in balia, perché senza i 15 punti che ha fatto e i 17 punti che ha fatto non l'avrebbe vinto comunque. Comunque, perché bastava l'ultimo GPM. Chiaramente poi l'obiettivo lì, a quel punto lì, magari Gall poteva anche cambiare obiettivo, vediamo, non lo so, è quello. Però anche Vingegaard lì davanti, a un certo punto ha detto, cazzo, gli va a fare lo sprint sulla prima, visto che per me, Van Barre per me se avanti, avesse fatto lo sprint non ci sarebbe stato niente di male, anzi, hai 7 minuti sul secondo, perché non vincere anche la maglia Pua? La maglia Pua è il miglior scalatore o è quello che va sempre in fuga? Come ha fatto Pogačar, mi sembra 2 o 3 anni fa, che alla fine faceva gli sprint la maglia Pua e l'ha vinta. Io fossi stato io l'avrei fatto. Poi va bene che non, per il questo vivere non... Guarda Berta, ti dico una cosa, il Magro l'ha citato in live, no? Infatti si aspettava che Vingegaard gli facesse lo sprintino sul primo GPM, perché Ciccone nella tappa del Marie Blanc non ha dato i cambi a Vingegaard, no? Ma chi aspetta, va bene Ciccone, ma chi se ne... cioè aspetta, Vingegaard che sai cosa gliene frega lui di Ciccone. Aspetta un attimo. No, è così, è tutto alleanze. Cioè Vingegaard oggi non ha fatto niente per non far vincere la maglia a Ciccone, e vedrai che fra un anno, se ci sarà la tappa del Marie Blanc versione 2.0, Ciccone tirerà e come, e forte anche. È così che funziona il ciclismo. Questo è sbagliato così. Per me. È completamente sbagliato. Berta, è la storia del ciclismo. Per me. No, è per me. È una cosa che è completamente sbagliata. Perché tu devi tirare per una ragione che hai tu. Non perché l'altro giorno quell'altro ti ha fatto un favore, allora io ti rendo il favore. Se hai ragione di tirare, tiri. Se hai ragione di non tirare, come aveva Ciccone, è giusto non tirare. Ma Vingegaard, secondo me, non gliene frega assolutamente niente che alla prima tappa Ciccone, cioè che va bene tutto, ma Ciccone non sarà mai un suo rivale per il Tour. Cioè, che no, se non tira, non tira, però, non gliene frega niente. Però te lo puoi trovare in un'azione, in un momento decisivo per una gara, e avere alleati di altre squadre rispetto a avere nemici nel ciclismo conta tanto. Ma pensa anche a tanti mondiali che si sono giocati, mi viene in mente Museeuw con Gianetti, chi era quello della Svizzera, che Gianetti tirò come un dannato quando si sapeva lontano un miglio che Museeuw avrebbe tranquillamente vinto il mondiale, e tirava, gli dava una mano, tirava. Perché? Perché sono alleanze in corsa, ragazzi. Sì, ma non ho detto che non ci sono, ho detto che secondo me non hanno, cioè non ha senso, perché tu devi tirare a seconda del se ti fa comodo tirare oppure no, non a seconda dei favori che ci sono stati in precedenza. Non ho detto che non ci sono.
allora, benissimo Matteo, che ci sono, Matteo, no? 97, segnati questa frase: se il prossimo anno al Tour o in qualsiasi gara di un certo tipo importante Ciccone si troverà davanti con Vingegaard per qualche motivo e Vingegaard lotta per la vittoria, Ciccone tirerà, segnatelo, tirerà alla morte anche. La maglia Pua di Ciccone, voi vi rendete conto, ma ha un'importanza stratosferica, perché in Italia siamo nel bottino totale, avevamo 6 corridori, di cui forse al massimo 2-3 potevano sfiorare il podio in qualche tappa, non ti dio la vittoria, e Ciccone ha fatto una roba, tanta roba, cioè una roba spettacolare, perché vince la maglia Pua, al Tour de France con Pogacar e Vingegaard, è tanta roba, ragazzi, è tanta roba. Quindi Ciccone, non ti dico, deve ringraziare Vingegaard, per l'amor del cielo, ha fatto una terza settimana veramente top. Ciccone ha fatto, e chiaramente deve ringraziare tutta una serie di dinamiche che si sono evolute in corsa, come la crisi di Pogacar, Vingegaard che non è costretto a vincere la tappa, quindi non passare primo sul Col de la Loze, oggi sì, non gli ha fatto guerra, cioè tante cose. Oggi Vingegaard non ha corso né per la vittoria di tappa fra poco e né per la maglia Pua, quindi deve ringraziare anche queste cose qui, oltre ad essere stato bravo Ciccone, e quindi indubbiamente Vingegaard gli ha fatto un favore indiretto a Ciccone, inutile nasconderlo, meglio così, perché Ciccone ha messo la firma nella storia, perché ragazzi, 31 anni, l'ultimo è stato Chiappucci, ragazzi, cioè, e la maglia Pua, cioè, a parte la maglia gialla e forse la verde, cioè la maglia Pua, ora non è la maglia rosa, per l'amor del cielo, però la maglia Pua come conta. Seconda maglia è quella che conta più di tutte. Togliamo la rossa, la rosa e la gialla. Di Rank ne sa qualcosa. Cosa? Di Rank ne sa qualcosa e di conseguenza il Mullah. Assolutamente. Io per me la maglia Pua, per quello che rappresenta, per il colore che ha, per la gialla, cioè nel pubblico, il pubblico sulle salite o anche per le strade, non le vedi con le maglie verdi o la maglia bianca, che sono seconde maglie. Le vedi con la maglia Pua. Quindi è soprattutto con il verde, ragazzi, imbarazzante di quest'anno. Io non ho detto che a Ciccone, ragazzi, non ho detto che a Ciccone hanno regalato la maglia. Sicuramente è stato favorito da una condotta di corsa di Vingegaard, Pogacar, eccetera, che l'ha favorito per vincere la maglia. Perché se voi guardate quanti punti ha fatto Ciccone, non sono 200, sono poco più di 100, non è tantissimo. Diciamo che li ha presi nei momenti giusti, perché sì, la terza settimana è andato bene, la prima settimana è stato tranquillo e poi è andato in crescendo. Verissimo, non come, verissimo, non come andato, Poles. Verissimo, è andato molto bene, è andato per me oltre le mie aspettative, complimentissimi. Però Riccardo, se Vingegaard avesse voluto vincere la maglia Pua, nella prima salita avrebbe fatto la volata e poi non si sa chi l'avrebbe vinta, perché magari la vinceva anche Ciccone, era volata in piano, chi lo sa se vince Vingegaard o Ciccone, ma sicuramente avrebbe raccattato punti. È quello che è. E Galle, se avesse voluto correre per la maglia Pua e non per vittoria di tappa barra classifica, avrebbe vinto la maglia Pua perché c'aveva una gamba nettamente superiore. Questo lo stiamo dicendo. Detto questo, complimentissimi a Giulio, e meno male che qualcuno, qualche italiano finalmente ci fa festeggiare. Sì. Sì, anche Marcello sarà contento, no? Sì, Marcello che non ama Ciccone. È chiaro, è vero. Solo Ciccone e Poles, e Poles poi è andato incalando in maniera clamorosa, e c'è anche da dire che è stato fortunato Giulio, perché Gall è rientrato nella top 10, e quindi quando sei nella top 10 è molto difficile poi puntare alla Pua. Poi non è impossibile, ma difficile chiaramente. Solo Virenque credo ci riusciva negli ultimi anni, no, a fare top 10, anche podio con la maglia Pua, e Chiappucci, cioè non è facile, a parte Vingegaard e Pogacar chiaramente, no? Se voi pensate, ora non mi ricordo come arrivò all'anno di Bardet che vinse il Tour de France Bernal, mi controlli l'ora come arrivò Bardet, però Bardet 2019. Fece un tour abbastanza scarso e lo salvò il fatto che tagliarono le tappe alla fine e con pochi punti anche lì, perché sennò vinceva Bernal, vinse la maglia Pua. Però non è facile rientrare in classifica con Fuga e Bidone, poi al momento che sei lì, allora Bardet finì quindicesimo
Vedi, quella lì è una posizione da maglia Pua molto facile, perché comunque ti consente di andare a fuga, eccetera. Quella di Ciccone va bene, perché comunque Ciccone era fuori classifica. Gall rientrando in classifica, chiaramente Ciccone ne ha tratto beneficio, è inutile nascondersi, però il merito di Ciccone è che ha battuto Vingegaard e Pogacar alla fine si è chiamato un po' fuori da solo, però ha battuto Vingegaard e Pogacar, che negli ultimi due anni l'avevano vinta loro, quindi vuol dire che comunque è stato bravo. Altra cosa che dobbiamo dire però è che, come avevamo già detto in precedenza, se vuoi vincere la maglia Pua, la tappa, a meno che non hai una gamba spaziale, non la vinci. È dura. Perché devi sprecare talmente tante energie che poi dopo non te le ritrovi nel finale. Quindi anche su quello ci avevamo preso nettamente. Tra l'altro Ciccone aveva seguito il nostro consiglio, perché noi quando abbiamo fatto la tire list, mi ricordo il Berta che disse: papale, Giulio non deve pensare alla classifica, deve pensare assolutamente alla maglia Pua, perché è un obiettivo raggiungibile. Io sinceramente non mi ricordo, ma questo credo sia una lettura che non è da... cioè, non ci vuole un genio per dire una cosa del genere, nel senso che Ciccone non sia in grado mentalmente e fisicamente anche di fare una classifica in un giro di tre settimane, ormai l'abbiamo capito. E invece per la maglia Pua io ce lo vedevo, cioè, ma tutti ce lo vedevamo bene. L'importante è che avesse una buona condizione, che fosse sostenuto dalla squadra e che scegliesse i momenti giusti, ed è stato, in questo è stato bravissimo. Senti, che cosa hai provato prima che entrassi in live, a vedere Felix Gall con Pogacar e Vingegaard? È stato un momento di apoteosi, immagino. Beh, vabbè, dai, visto era che lì Gall, perché gli altri... era l'hai lì scoperto tu, l'ho scoperto Alberto, l'ha scoperto. Vabbè, ma anche questo, ragazzi, cioè io ne dico tantissimi, quindi qualcuno la becco, qualcuno la sbaglio, o se no a me piace sbilanciarmi, poi... Se va bene o non va bene, amen. Però dai, alla fine era lì perché comunque gli altri due, secondo me, ne avevano meno delle prime due settimane. Però ha battuto tutti gli altri, quindi non sono gente i primi arrivati. Salmo Yates, Adam Yates. Comunque, ragazzi, vi saluto che vado al cerimoniale. Sei a Parigi? Fai anche tu devi fare dei regali, però costosi. Sì, sono sul palco, mi hanno chiamato a premiare sul palco a Parigi. No, volevo dire, poi ora io lascio la live, voi continuate una mezz'oretta, fate ciò che fare. Poi ci vedremo domani sera, tanto si fa tutto un resoconto, si ragiona anche su queste cose che abbiamo detto stasera. Nei commenti, visto che poi non sarò in live, sotto nei commenti al video, quando verrà pubblicato poi, scrivete battaglia, il vostro pensiero su quello che ho detto io, che è scomodo, lo so che io dico cose scomode, però a volte dico la verità, quindi occhio. Comunque dai, ciao a tutti ragazzi, ciao, buona serata e grande buon Giulio matrimonio. Ciccone, cazzo, maglia Pua a casa. Finalmente dai, una gioia, cazzo, finalmente una dai. Gioia. Dai. Ciao bimbi, ciao. Ma notizia del Mulan venga. Lore, no, viene domani sera, mi sa. Lore, io non vedo i commenti, quindi tu girameli, io non vedo niente, non vedo, quindi... Lo svizzero, ecco, potevamo chiedere se era la festa per il figlio di Van Aert o per la Rolex, perché visto che... Ho sentito della tua proposta. Della foto, la cosa che si nota è questo leggerissimo, diciamo... piccolo orologio che al polso Van Aert, ma sarà un caso, non vogliamo pensare che l'abbia fatto apposta per fare pubblicità pure della foto della nascita del secondo bambino, spero proprio di no. Vabbè, senti, se lo porta. Farei vedere la classifica di oggi, della tappa, così andiamo a vedere un po' come sono andate le cose. Fine ha fatto alla fine? Guarda, ho temuto per la sua incolumità, perché ha fatto tra l'altro una caduta veramente stupida. Cioè, si è distratto un attimo. Tra l'altro anche Kusmi è morto. Questo tour è stato un disastro dietro l'altro. In campionato? No, nell'asta pazza. Kus e Godù, ciao all'ultima tappa. Vabbè, Godù comunque ha fatto alla fine nono, quindi ha guadagnato una posizione. Ha guadagnato una posizione? Perché Kus ha preso 20 minuti oggi, quindi è finito dietro. E Godù l'ordine 10?
Come? Godù 10, non lo so, ho seguito tutta la tappa, però... Non è arrivato alla fine. No, oggi dico, quanti ne ha presi? Adesso vediamo, perché non mi ricordo la... Allora, l'ordine d'arrivo, Pogacar ha vinto la tappa con Gall, Vingegaard, i due Yates che hanno sempre a braccetto, sempre a braccetto. Dalla prima tappa all'ultima. Barguil e Pinot che facevano parte della fuga. Io farei, direi due parole su quello che abbiamo visto lungo la salita, la penultima salita, soprattutto quando Pinot era davanti. Era Pinot, dal fatto che si ami, si odi, però è stato uno spettacolo. Pinot è veramente un grande, e il problema è la sua testa, la sua fragilità, le sue fragilità, però dai, è un grande. Io spererei che facesse un altro anno, perché comunque, a parte gli scherzi, sta veramente andando forte, eh. Cioè comunque sia fare un giro e un tour così, non ha fatto al tour, non ha fatto classifica, però cioè, c'era spesso e volentieri, cioè, è stato presente, ci ha provato, anche oggi è partito presto, forse anche in maniera ingiustificata, solo magari per passare come primo sul suo GPM. Sì. E però non ha mollato, cioè uno che comunque sta lì, cioè, anche con Barguil non hanno mollato, alla fine sono arrivati con Peio e davanti a gente comunque... che non è male, eh. Cioè, davanti a Hindley, davanti, vabbè, un Carlos Rodriguez che era acciaccato, però comunque, ragazzi, tanti applausi veramente, a mio modo di vedere, per Pinot. Anche perché calcola che a fine carriera, l'ultimo anno da professionista, fai quinto al giro e vinci la maglia della classifica agli scalatori. Al tour comunque arrivi, se non ricordo male, alla soglia della top 10, protagonista in un paio di tappe. Tipo... Ha fatto anche classifica, io non mi ricordo niente. Sì, ormai sì, adesso lo vediamo, ma è arrivato completamente... alla soglia della top 10. No, comunque, Bilbao ottavo, è arrivato insieme ai due francesi, bene anche Johannessen oggi. Che sì, è stato lì oggi prima volta che ha tenuto le ruote dei big non andando in fuga. E in dopo una flessione a metà tour, segnali positivi da Johannessen. Sì. Oggi un po' in difficoltà Carlos Rodriguez, lui è caduto all'inizio della tappa, aveva una brutta ferita al sopracciglio. Secondo me è travolto da Kuss, che gliel'ha fatto. Secondo esatto, me gliel'ha fatto anche Kuss è caduto e Kuss ha pagato molto di più, lui comunque si è ripreso. Mi ha ricordato un po' la scena della Vuelta, se ti ricordi, dove sì, era caduto, tutto poi era rimasto al gancio, comunque era riuscito a fare classifica molto bene, quindi questo ragazzi ha due palle così. Sì. Oltre a essere un gran corridore, e ho visto poi che è stato penalizzato sì, giustamente per traino di 20 secondi. Comunque è rimasto nella sua posizione in classifica generale, nulla di problematico. Oggi, Carlos insieme a Gall è la sorpresa assoluta di questo tour. Sì, su Gall credo. Sicuramente sì, anche su di lui direi che ci può stare. Non gli avremmo da io, non ci avrei messo un centesimo. Pidcock alla fine, volevo dire una cosa su Pidcock, perché è veramente un dottor Jekyll e Mr. Hyde questo qua, nel senso che c'è il giorno che prende la cotta, poi il giorno dopo va in fuga come è successo ieri, anche oggi, poi alla fine vabbè ha mollato, però è un corridore molto particolare. Secondo me, sai che secondo me invece non è, cioè sì un dottor Jekyll e Mr. Hyde, ma secondo me non ha ancora le 3 settimane. Anche oggi sì, no, quello il vero il Pidcock dell'Alpe d'Huez dell'anno scorso la vinceva, cioè, non dico che forse non la vinceva, ma comunque se la giocava, ragazzi. Cioè si è fatto staccare da Pinot, Barguil e gente del genere. Quindi secondo me nella 3ª settimana è proprio andato proprio clamorosamente. Sì, ma ha tirato Carlos, ma ha tirato all'indietro. Cioè, sì, infatti ha perso piano. Come tirava lui. E secondo me proprio gli manca la resistenza per le 3 settimane. Ha fatto benissimo le prime due e poi dalla terza è completamente andato da domenica
cioè, non riesce a mollare, capito? No, e lì al matrimonio lo immagino col prosecchino in una mano, di fantasy, e lo stuzzichino dall'altra e col cellulare che scrive, non so, per fortuna che non mi ha detto niente. Offesa Godù, intanto diciamo che è arrivato a 5 minuti, era caduto ma è riuscito a arrivare lo stesso. Tanto, pensavo di più. Sì, aveva comunque non ha perso nulla in classifica generale, perché anzi ha guadagnato una posizione perché Kuss è crollato. Comunque Guillaume Martin di Riffo di Raffa è lì, top 10. Incredibile. Salvato top 10 da Pinot, è riuscito a mantenerla. E poi c'è il cambio, diciamo, tra Simon Yates e Carlos Rodriguez, con Simon che alla fine della fiera, ragazzi, ha fatto quarto. Anche lui mezza sorpresa. Sì, perché io, come il Mullah, mi sono detto che non lo prenderò mai più, perché mi sono rotto le scatole delle sue cotte, invece è stato solido. Quindi niente, ha fatto bene. Ecco, una cosa per cui mi devo lodare, e che me lo ricordo, questo me lo ricordo bene, che avevo detto che Adam Yates poteva fare anche podio. E non era così scontato. Vabbè, tu esulti perché ormai sono 600 punti. Riprendo i punti che non ho preso per Van Aert, capito? Ormai sei attaccato a questo gioco praticamente come il boss che ci segue in incognito. Dopo Cristina D'Avena è la mia vita, il fantasy. Esatto. Però a parte il gioco, comunque è un ottimo risultato, dai. Adam Yates non aveva mai fatto una cosa del genere, ma si vedeva che aveva gamba, e secondo me pronosticarlo addirittura a podio non era così facile. Anche lì, tra le tante cose che abbiamo detto, questa è giusta, ne ho dette tante altre sbagliate. Dai, metti qualche commento. Ricordo che i primi 20 prendono punti, quindi l'ultimo a prenderli sarà Madouà, per chi l'ha schierato. Cioè, vedo anche Mikel Landa. Sì, alla fine ha perso un sacco anche oggi, alla fine però è arrivato 19esimo, cioè, soltanto un'ora e 12 minuti. Sì, ma si è staccato dalla fuga di 18. Ragazzi, ecco, fatemi dire una cosa anche sulla fuga, scusate. Ragazzi, Alaphilippe la deve smettere di fare 800 scatti. Non hai la gamba, non puoi andare in fuga tutti i giorni e saltare tutti i giorni. Scegli due o tre tappe, non partire e fare 700 scatti nella prima mezz'ora e poi dopo evaporare. Cioè, almeno, se vuoi vincere... Se vuoi provare a vincere una tappa, se vuoi invece allenarti per il mondiale, allora non ne parliamo. Sono curioso di vedere i top e flop domani sera. Comunque, chiudendo, vabbè, la classifica maglia verde era già definita, e la maglia com la vediamo con molto piacere. Giulio Ciccone ha vinto questa classifica, e poi la maglia bianca per Pogacar. Ragazzi, Pogacar oggi... abbastanza bello. Sorprendente. Sì, non è stato... attenzione che non è molto più bello in viso, molto più non era il miglior rilassato. Pogacar, perché lo scatto che ha fatto non è da Pogacar, non è da Pogacar quello scatto lì, però comunque lui è un altro che comunque prende delle sberle, ma poi si rialza. Per l'anno, bene. Secondo me, pensa già all'anno prossimo, magari qualcosina c'è da cambiare. Io, fossi lui, non mi snaturerei. Ho sentito tanti che dicono se vuole vincere il Tour deve correre solo in funzione del Tour. Io non sono d'accordo. Pogacar è quello che fa 50 scatti, Pogacar è quello che fa le volatine inutili, e io sono convinto che se non le facesse si creerebbe un problema, e non so se sarebbe meglio. Ma però ora come ora, se va al lui è fatto così e deve andare avanti così, cercando di migliorare qualche dettaglio, perché la cotta che ha preso quest'anno c'è stato qualcosa che non ha funzionato, ma ragazzi, non correva da 3 mesi, di cosa stiamo parlando? Che corre troppo? Visto che siamo in tempo, forse ha corso poco. Questa è una bella domanda che ci fa l'amico Davide. Allora, Pogacar per il mondiale da tenere? Ovviamente chi ce l'ha,
cioè cosa fai, lo butti via. Però ricordiamoci, l'anno scorso dopo il tour ha fatto molta là. Fatica, mi sembra che il percorso non sia proprio per lui. Il percorso potrebbe anche essere per lui, dai, nervoso. Deve esserci corsa dura, però. Ci può stare, ma se sarà corsa dura, vedrai che con Evenepoel e con quella gente lì, con Van der Poel, faranno corsa dura. Non lo so, però ragazzi, vedendo quello che è successo l'anno scorso, cioè la San Sebastian era proprio cotto, bollito, strabollito. Sì. Magari un piccolo stacco dopo che hai fatto comunque una preparazione un po' approssimativa, forse invece dopo può fargli bene e può essere in forma. Non lo so, io di preparazione non ci capisco niente, quindi non è che io ho un po' di timore per il fatto che possa floppare il mondiale, però cioè, la maggior parte di noi ce l'ha, cosa fai? Lo dai via prima del mondiale, un corridore come Pogacar, numero uno del ranking, cioè è difficile liberarsene prima di un mondiale, perché poi non sai mai quello che può fare. Quindi chiaro che se avete poi anche pochi scambi conviene tenerlo, se ne avete un po' c'è una riflessione da fare, ma io penso che al 80% si debba portare. Vediamo poi cosa dirà lui alla vigilia del mondiale, come cosa dirà, anche perché la Slovenia ha un altro corridore, secondo me, interessante per un mondiale, in caso di fuga, è un corridore che ha dimostrato di avere una buona gamma in quest'ultima etappa al tour, quindi perché no? Potrebbero avere due carte da giocare, il Belgio ne avrà 18, comunque vabbè. Noi non so quante ne avremo, ma... Abbiamo detto qualcosa di Ganna che ha vinto, non ancora. Io non ho visto assolutamente niente, però stavo guardando per fare il punteggio e ho visto che ha vinto la prima tappa l'importantissimo Giro di Vallonia. Oggi è partito, corsa tappe belga, e Filippo Ganna si è inventato una volata e l'ha vinta, precedendo anche il suo compagno di squadra Lieve Viviani, che è finito quarto. È indossato la prima maglia di leader della classifica, una classifica che lo vede strafavorito perché c'è un cronometro di 33 km, 32-33 km tra un paio di giorni, quindi non essendoci avversari a crono accreditati molto forti come lui, può tranquillamente portarsela a casa la corsa. De lì quindicesimo, dicono, è delusione della giornata, perché si è staccato su una cotta zampellotto, sì, non vicinissimo all'arrivo e quindi non benissimo. Tra l'altro lo convoca De Lì, se convoca anche De Lì, siamo veramente al tutti contro tutti. Mamma mia, sai che potremmo vedere, specie impazzite. Ipotizzare la nazionale belga più forte possibile immaginabile, guardando anche, e anche la potenzialmente più scarsa, perché se si mettono a fare i litigi, sì, però è veramente incredibile. Io ho paura, sai, di una cosa, vedendo il Philipsen, l'atteggiamento di Philipsen di questo Tour de France, non vorrei che facesse il gradasso anche dentro alla squadra belga. Se fa il gradasso, ne vediamo delle belle. Perché gli altri non sono così dei personaggi di appena arrivati. Non so, dopo il tour dipende molto come si arriva con le gambe, perché è vero che lui sta bene, si vede, però dopo due settimane, e comunque ci sono delle gerarchie, immagino, da rispettare, anche se nel Belgio mi sembra di capire che ognuno fa un po' quel cazzo che gli pare, ma è una mia supposizione. Su questo lo concordo. Guardavo qui per curiosità i nomi, diciamo, belgi interessanti. Vabbè, c'è Philipsen, ecco, Quinten Hermans è uno di quelli candidati al premio Malori. Quinten Hermans al tour, perché non si è mai visto. Comunque, la formazione dovrebbe essere Philipsen, Van Aert, Evenepoel. Chiamerà Stuyven come uomo di squadra. Spero dei gregari.
Stuyven e Lampard no. Di solito li chiama semplicemente per fare il lavoro sporco. C'è Benoit, un altro che insomma non va per niente male nelle corse di un giorno. Sì, ci sono questi nomi, quindi tanta... c'è Vanhooijdonk, un altro che ne avremo essere tempo convocato. Avremo tempo di parlare. C'è qualche domanda, qualche spunto per gli ultimi 10 minuti interessante? Sì, mi hanno chiesto di Cristina D'Avena. Allora, è stato un bel concerto, lei molto, molto simpatica e non gioca al fantasy. Autografi? No. Vabbè, la possiamo portare lo stesso in diretta. Il live? Non lo so, diciamo che... Ci fa qualche canzone. Se vogliamo fare una diretta un po' particolare, si può fare. Sì, fuori tema. Te lo immagini la faccia del mullà? Schermo nero tutto il tempo. Diretta musicale. Che voto ha dato Cristina D'Avena al tour di Van Der Poel? Negativo. Negativo, non gli è piaciuto... Cosa vuoi dire, Van Der Poel? Ragazzi, sì. Van Der Poel ha fatto benissimo la prima la sorella, ma, sì. Ma non è... cioè, Van Der Poel in questo tour è evanescente. Qualcuno che ci segue credo da oggi, che lavoro fa Alberto? Come non lo sanno? Giusto, non ditemi niente perché dovrei vedere le qualifiche che ho guardato la tappa, quindi non so niente. No, fa il lavoro... È a Budapest il Berto come... adesso. Come no, sono in piscina e lavoro come consulente alla Ferrari, disegno tecnico al computer. Bene, Marulli? Bene. Marulli non ci sono notizie, dopo quella diretta è letteralmente scomparso. No, hai visto che aveva commentato quella diretta dicendo che era scomparso perché era in riunione, che dice che grazie per averlo fatto diventare famoso e ci sentiamo presto. Playa del Carmen, siete fantastici. Un posto bruttissimo in Messico, me lo immagino già, però abbiamo poi le live post tour e speriamo di coinvolgerlo perché io lo voglio assolutamente conoscere. No, ti volevo dire una cosa, bisogna cercare di invitare e Max Ambesi, che ho visto che si intende anche di ciclismo. Lui sarebbe, di solito gli piace fare queste cose qua e sarebbe sarebbe un colpaccio. Io lo conosco dal biathlon, secondo me molti in chat lo conoscono. Il capo cosa dice? No, il capo vediamo, dai. Il capo non sa neanche chi sia. Che non è documentato sulla tuttologia dello sport. Lui senti, pensa abbiamo, solo ai complotti. Esatto, lo abbiamo fatto per tutto il tour, dobbiamo farlo anche per questa sera. Vediamo la tappa di domani, anche se è una tappa... siamo impreparati. Tra l'altro, un gran premio della montagna. Vale punti. Allora vedi che tutti i nostri calcoli... Potevano fallire. Allora, vabbè, finalmente si arriva a Parigi, ragazzi. C'è il circuito sugli Champs, come sempre. Perché finalmente? Finalmente perché sono state 3 settimane impegnative, per quanto mi riguarda. E quindi, e credo non solo per me, vedendo no, le anche facce per me, dei corridori. Anche per me, però, ci siamo, a differenza di maggio, noi ci siamo divertiti anche a maggio. Io mi sono però, divertito parecchio. Come spettacolo, ragazzi. Tutto un'altra volta. La tappa partirà un po' più tardi, quindi verso le 16.30, 16.40. Sì, 16.30. Arriverà che noi entriamo in diretta tipo alle 9. 9 e mezza domani, giusto? Sì, 9 e mezza, scusa. Comunque, vabbè, ovviamente, ecco il Gran Premio della Montagna, questo è l'arrivo. Il Gran Premio della Montagna, 1,3 km al 5,9, potrebbe fare una dura selezione. Vorrei chiamare il mullà per descrivere questa salita. Quarta categoria. Favoriti di domani, vabbè, ovviamente c'è un nome. Vedo, io ti dico, vado contro corrente e ti dico Pedersen, ragazzi, c'ha una gamba spaziale. Però battere Philipsen alla pari è dura. Io spero che per una volta ce la faccia.
Ragazzi, Philipsen va fortissimo, è fortissimo, è anche molto polivalente perché è uno di quelli che soffre meno le salite dei velocisti. Come però anche a Parigi da quanti anni non volata. Succede che è successo che sono arrivati non lo so, una volta sinceramente io il passato volare. Come sapete sono, ecco lì sono proprio in fallo più totale ragazzi chat, però, vi ricordate un arrivo a Parigi in solitaria o volata. Magari dopo una breve fuga non so uno sprint a 2/3 o anche 4-5-6 no, ti stavo io dicendo che sono gran volate suo... cadute io non Bennati avevo, che ha vinto, scusami. Non c'ero il giorno di quando ha chiuso sul Gran Premio della Montagna il lotto, Enkhorn. Quello è un atteggiamento che non mi piace assolutamente. Non mi è, quel fare il gradasso così non mi piace. Se vuoi vincere, lui va, tu metti la squadra davanti, lo vai a riprendere e poi vinci la tappa. Che bisogno c'è di fare quelle robe lì? E secondo me, con tutto quello che ha fatto dall'inizio del tour e non aver ricevuto una penalizzazione o un arretramento in classifica, è una cosa, non voglio essere forte, ma ai limiti dello scandaloso. Più che altro l'atteggiamento anche intimidatorio. Per la somma sì, delle sì. cose. Non c'è stato... un episodio proprio clamoroso, però ragazzi non ci si può comportare così. Capisco modulo che quando mi ha offeso, cioè no, offeso, si sta scherzando, quando mi ha detto che è corsa, ok, però da fuori, io che non ho mai fatto il ciclista in vita mia, il pedalatore è imbarazzante, non ci si può comportare così. Allora, guardavo perché mi hanno detto... Soprattutto che... dopo quello che hai fatto, dopo le volate al limite che hai fatto, ma perché quel bisogno c'è di andare a fare una roba del genere? Che bisogno c'è? Sì, sull'atteggiamento intimidatorio almeno, non so, una sanzione, una multa, una reprimenda, non gli hanno detto nulla, non è uscito niente. Nessuno ha detto attenzione, nulla, vuoi dire qualcosa di importante. Ma no, senza di noi non ce la fa, questa è la verità. Non ce la fa. Intanto si è tolto la giacca, è già questo. Troppo caldo, ragazzi, troppo saranno caldo. 40 gradi, Mamma mia, guarda, sto grondando. Di cosa avete parlato? Non ci hai seguito. Certo. No, abbiamo parlato di Mondiale, Philipsen, poi cos'altro abbiamo Godou, parlato? Godou, abbiamo offeso Godou. Infatti, l'avevo scritto. Complimenti sai a chi anche? A Carlos Rodriguez, oggi ha fatto una gran tappa. Carlos Rodriguez. Per la botta che ha preso, Kuss è arrivato dopo la banda, lui invece comunque ha retto, dai. Ha fatto una grande tappa Carlos Rodriguez. Abbiamo parlato della tappa di domani. Sì, inutile. E basta, adesso chiudiamo. Boh, ragazzi, no, era per... ho visto che era quasi un'ora, quindi deducevo che stavate chiudendo, quindi sono rientrato. Comunque ricordiamo l'appuntamento domani, perché comunque sarà una diretta bomba, no? Si fa dopo cena, 9:30, credo. Sì, qualcosa... con i nostri Oscar, i top e flop. Sì, top e flop sarà aperta, sarà un problema, perché Mullà è in ferie, sicché risponderà a pezzi e bocconi. Chi è in ferie? Quindi il top e flop sarà un problema, però... Vabbè, tanto lunedì ci sono gare, quindi possiamo far tardi. Non ci sono gare. Sì. No, quindi possiamo far tardi. Anticipiamo che sarà lunga. Sarà ma cosa scusate, lunga. Del tour femminile non avete parlato poi ieri sera? Qui chiedono ancora nomi. Sì. Guardate la live di ieri. Guardate la live di ieri. L'enciclopedia di Elena Lazzaro. Ragazzi, più di così. Non scherziamo. Live di ieri, Mauro. Ma comunque, una cosa, nella caduta di Carlos Rodriguez è caduto Kuss anche Kuss. Kuss gli è andato addosso e secondo me con una caduto, parte o della bici. Secondo me della bici gli ha colpito il sopracciglio. Secondo me tutti e due si sono fatti male con la bici, sinceramente, al sopracciglio. Sì. Si sono smusati, comunque. Secondo me Kuss zigomo, può essere, perché ho sentito dire zigomo in telecronaca. Poi ero in macchina, quindi non la guardavo, sentivo solo l'audio.
e hanno detto zigomo. Io ho partecipato, però a noi si fa la squadra. Disastro. Ma non si compete. No, cioè, io no, non ho messo mai capitani. Non si può vincere, ragazzi. Ma non si può vincere. Ma intanto no, devi cercare di vincere, poi non vinci. No. Come no? Perché non hai messo uno tra poco. Hai calcolato Berta punteggi? Perché sono curioso di sapere quanti punti ti darò a questo a fine tour. Non mi interessa minimamente, però ho calcolato e non me ne frega assolutamente niente. Perché quando si sbaglia formazione si dice così, è vero, lo so. Io so, al posto di fare del cinema, cioè, l'ha saputa l'ultima, no, dimmi. Che praticamente Lore si porterà i cambi nel 2024, perché c'ha 12 cambi, a parte che sta diventando malato più o meno come te di questo gioco, quindi occhio. E sarà Cerco di studiare, di imparare, come voi, in completa sincerità, alla prima tappa mi sono espresso e non cambio idea. Il mio fantasy è finito. Poi io ho messo sempre i capitani, quindi io continuo a essere serio, ma le speranze sono completamente esplose alla prima tappa. Bene. Senza problemi. Hai puffato Cristina D'Avena, allora? Diciamo che lo sguardo durante la foto andava sempre in un posto preciso e mi sono trattenuto. Occhio che ci bannano per sessismo. Ho detto in un posto preciso, non ho detto nulla di pesante. Vabbè, comunque poi domani sera faremo anche il punto della situazione sul concerto di Cristina D'Avena. Le priorità sono le priorità della vita. Ho proposto una serata a tema musicale al posto che ciclistico. Con Luca, ci sto pensando. Noi, cioè no, io forse no, perché di musica non so praticamente un cazzo, e Cristina D'Avena in live. Boh, e il duetto Lucon. E qui Fede stacca il collegamento dopo sì, questa, assolutamente, dopo, dopo sì, questa sì, roba. Sì, sì. Ci vediamo domani sera a 9:30, ragazzi, numerosi, perché comunque milione del tritello. E poi ci prendiamo quando c'è il mondiale, ragazzi. 6 agosto. Agosto? 6 agosto. Cazzo, ci prendiamo le ferie per modo di dire, perché 10 giorni nemmeno. Ah, qui c'è giovedì, San Sebastian, non si fa niente. Beh, giovedì c'è Polonia San Sebastian, bisogna fare qualcosa. Giovedì e poi diretta mondiale, io la farò direttamente dalla Maddalena. Ah! La gioia della mia ragazza. Hai capito. Ah. Mai nella vita. Quest'anno, ragazzi, io non sono ancora il vincitore di San Sebastian, quel nome che è del mondiale. E del mondiale fa doppia. Ah, boh, ragazzi, dai, ci vediamo. Va bene, ragazzi, stacco che vado grazie a fare a tutti l'ultimo perché bagno. Oh, commentate sotto, vorrei sapere l'opinione su, vediamo chi ha le palle di esprimersi. Offendete Fede, offendete ma Fede. No, anzi, offendete il Berta che non sa di ciclismo. Anche. E dopo gli esamini che ti ho fatto per questo tour, altro che non sa di ciclismo, lascia fare. Ascolta, hai preso solo Gall. E poi con, sì, la, formazione che con la formazione che ha schierato dovresti sapere. Ma non c'entra, che cosa vuol dire la formazione? La formazione va in base a quelli che avevi. Cosa c'ha? In base a quelli che avevi, ai cambi che non avevo, quindi va in base anche a quello. Ma le disamine questa volta sono state abbastanza puntuali. Infatti la maglia verde l'ha presa, non mi sembra. Cosa vuol dire maglia verde? Lancia la provocazione. In che senso l'ha presa la maglia verde? Perché non hai Philips, hai capito? Ma no, non mi ci stava nella formazione, dove lo metto? Non mi ci stava. Beh, vedendo la formazione che c'hai, un Philips ce l'avrei messo. Questi sono legati. Allora, ragazzi, voi che siete più lucidi di questi due qua sopra. Yates podio, Gall che non, quando tutti dicevano, compreso maglia poa, io gli dico Gall a 20 minuti ma va per la classifica. Su Ciccone avevo sbagliato perché secondo me non la doveva vincere, quindi io dico anche quello che sbaglio. Quindi tre, perché dice anche quelli che sbagli. Certo. Vabbè. Poi basta, dopo non mi ricordo, random. Complimenti, io ti dico solo che ho preso tutta la fuga praticamente della tappa che ha vinto, non mi ricordo, che andare in fuga. Simon Yates quando ha detto... La tappa dell'antiporto che ha vinto Gall.
quando Moser ha detto parte Harper, io gli ho detto sì. Harper parte, ma per andare con Simon Yates, quindi anche quella la segniamo, poi basta, dai, poi. Comunque non voglio prenderci merito, perché comunque abbiamo letto su 21 tappe almeno la metà ci abbiamo preso, come cioè il giorno prima abbiamo più o meno letto bene come è la prima settimana che ci ha mandato un po' in difficoltà. Schielmose che non faceva classifica, cioè che non avrebbe fatto classifica perché dopo qualche tappa è bolle. Anche quello, ma poi basta perché sennò. Vabbò, ragazzi, dai, ci vediamo domani. Tanto domani, quando sarò a sedere sulla poltrona, ci avremo tutti i confronti da fare. Vai. Esatto. A domani sera, ragazzi. Ciao a tutti. Ciao. Ciao.